questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo facilissimo scaldacollo che io ho deciso di chiamare Arabesque, perché il filato che mi è arrivato è il nuovissimo filato della Mistrico Filati linea Arabesque. Il colore che ho usato io è lo 08, ogni gomitolo è da 100 grammi, misurano 110 metri, e io per realizzare questo scaldacollo, che è largo circa 78 cm e alto 31 cm, ho utilizzato due gomitoli lavorando con l'uncinetto del numero 8. Anche se nella fascetta c'è scritto 6 e 7, alla fine ho optato per l'8 per averlo ancora più morbido. Voglio farvi vedere anche altri colori presenti sul mio sito Filati Elsa. I colori a disposizione in totale sono 8, ma guardate che meraviglia, sono uno più bello dell'altro. Questo è anche perfetto per fare delle creazioni maschili e questo è molto gioioso. Con questo filato, oltre agli scaldacolli, potreste realizzare anche il bomber foresta che io ho realizzato qualche mese fa. Quel filato purtroppo non è più disponibile, quindi potreste sostituirlo con questo. Detto ciò, quindi, come sempre vi lascio il link in descrizione. E un'altra cosa che vi devo dire: lo scaldacollo, come vi ho detto, è largo circa 78 cm e alto 31, ma voi potreste fare anche una maxi sciarpa infinity, quella lunga che poi si gira intorno al collo, come abbiamo fatto qualche video fa, e in quel caso vi consiglio di utilizzare tre gomitoli. Per tutte le altre taglie, per fare lo scaldacollo, due gomitoli vanno più che bene, e io li ho utilizzati del tutto. Mi raccomando però, se avete una mano stretta, vi consiglio di andare a lavorare anche con un uncinetto del numero 9. Se invece avete una mano molto larga, vi consiglio l'uncinetto del numero 7. Lo scaldacollo è talmente alto da poter essere indossato anche come cappuccio. Guardate qui che meraviglia, come gli scaldacolli che stiamo facendo quest'anno, che vi stanno piacendo tantissimo. E inoltre, i giri da realizzarlo sono solamente due. Uno, sono entrambi due giri che già conoscete, ma realizzati in maniera un po' particolare, soprattutto il secondo, per fare in modo che venga questa lavorazione qui. Vedete queste strisce più piccole in rilievo e le altre più grandi invece normali. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così come sempre poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro scaldacollo, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati, il nuovo arrivato, che è il filato Arabesque. Il colore che ho scelto io è l'8, che ha queste splendide sfumature con il fucsia, il grigio e il beige. Ma guardate qui quale altre sfumature abbiamo. Abbiamo questo che è il codice 2, che è fantastico, io lo adoro. Penso che farò una creazione anche con questo filato, con questo colore. O abbiamo questo che invece è più colorato, molto bello, perfetto per poter vivacizzare appunto un look total white o total grigio. Detto ciò, allora io lavorerò con l'uncinetto numero 8, qui vi faccio vedere un piccolo campione. I giri che andremo a fare sono due, non c'è un multiplo, però io vi dico che ho montato 58 catenelle lavorando con l'uncinetto numero 8 per avere una circonferenza di circa 78 cm. Quindi mi raccomando, se la volete un po' più larga, un po' più stretta, andate ad aumentare di 3, 4 o 5 catenelle, non di più, perché lavorando con un uncinetto numero 8 già 2 o 3 catenelle vi danno almeno 2 centimetri. Quindi state attente un po' a questo. Tenete presente 58 catenelle, larghezza circa 78 centimetri. Detto ciò, quindi qui vi faccio vedere un piccolo campione per farvi vedere i due giri che vanno sempre ripetuti, che sono semplicissimi. E andiamo a fare le nostre 3 catenelle, che sono la prima maglia alta, e poi una maglia alta in ogni catenella. Quindi vedete, è veramente semplicissimo. Solo che dopo vi farò rivedere comunque come si fa il primo giro, perché lo faremo in maniera diversa rispetto a come stiamo facendo adesso. Adesso noi abbiamo le catenelle di base, quindi andiamo semplicemente a fare il nostro giro di maglie alte. Quindi continuiamo il primo giro, sempre tutto giro di maglie alte, quindi semplicissimo. Sto terminando quindi il primo giro, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, mi alzo con una catenella, rientro e vado a fare una maglia bassa. Ora dobbiamo fare una maglia bassa in rilievo sul dietro, però non entro solo nel primo filo, entro anche in quello più interno. Mi avvicino così, vedete, questo è il primo filo, ma qui come potete vedere ce n'è un altro. Però lascio il filo in avanti, vado su quelli due dietro e vado a fare una maglia bassa. Quindi vedete, filo indietro, ce n'è uno anche un po' più in basso, prendo tutte e due e vado a fare una maglia bassa in rilievo sul dietro. E continuo a lavorare così per tutto il giro.
Questo è il filo dietro, ce n'è anche un altro. Entro e vado a fare la mia maglia bassa in rilievo sul dietro e vado a fare questo quindi per tutto il giro. Ve lo faccio vedere bene, vedete, prendo quindi due fili e vado a fare la maglia bassa e si fa questo per tutto il giro. Sono questi due giri, però adesso vi faccio vedere il primo giro come va fatto. Quindi chiudo sempre facendo una maglia bassissima e torno a fare o le 3 catenelle, o se avete un altro tipo di chiusura fate la chiusura che più vi piace. E adesso dobbiamo tornare a fare le maglie alte, ma le maglie alte le faremo in rilievo sul dietro, però a differenza della maglia bassa prendo solo il filo dietro, quindi non prendo di nuovo tutte e due, ma prendo solo tutti e due i fili dietro, ma solo il primo filo. Quindi maglie alte in rilievo sul dietro, però prendendo solo il filetto più esterno in questa maniera e continuo quindi a lavorare. Questi sono i due giri che vanno sempre ripetuti. Mi raccomando, sono sempre sia le maglie alte che le maglie basse giri infatti in rilievo dietro, ma la maglia bassa va fatta sui due filati indietro. Questo vi permetterà di avere questa lavorazione che io sto facendo, ma che non ho ancora terminato. Vedete, si crea questo scalino molto carino che si alterna alla parte alta, data appunto dal fatto che la maglia bassa, vedendo fatta così, diventa ancora più bassa di quello che dovrebbe essere. Quindi io adesso sto lavorando al mio scaldacollo, vi dirò naturalmente i due giri quanto l'ho ripetuti per dirvi quanto mi è venuto alto il mio scaldacollo. Dunque, io ho terminato il mio scaldacollo, ho ripetuto il giro per i due giri per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 volte e ho utilizzato un totale di due gomitoli. Vi dico quindi che il mio scaldacollo, che vi ricordo era largo circa 39 centimetri, è invece alto 31 centimetri e per me va più che bene. Mi raccomando, se invece volete fare la sciarpa infinity, quindi quella più lunga che si gira intorno al collo, in quel caso io vi direi di andare a mettere almeno una ventina di catenelle in più rispetto a me, se non anche 30, facciamo più 30 catenelle in più rispetto a me, e fare un po' più basso. Quindi invece di ripetere il motivo per 9 volte, vi fermate a ripeterlo per 6, in modo tale appunto da poter fare la sciarpa infinity che si avvolge intorno al collo. Io ho preferito in questo caso fare il mio scaldacollo e quindi anche questo scaldacollo è terminato.